Buongiorno amici e benvenuti ragazzi quest'oggi in questo nuovo video direttamente da Amsterdam. Siamo sempre qua e nell'ultimo video, ovvero ieri, sono lasciato con la chiamata di mio padre che mi informava del fatto che mia madre è arrivata qui ad Amsterdam. E quindi quest'oggi quello che faremo sarà andare alla ricerca di mia madre e capire cosa cazzo sta facendo qua ad Amsterdam. Logicamente ragazzi, Amsterdam non è così piccola, quindi per trovarla chiedo una mano a mio padre. Ciao papà, hai una missione. Devi chiamare mamma e cercare di capire dove sta adesso. E dopo che mi chiami me lo dici. Dai, ciao. Oggi tra l'altro ragazzi è anche l'ultimo giorno qua ad Amsterdam, quindi quello che faremo in questo video sarà anche magari mangiare qualcosa di schifoso, di grasso, così Stefano mi disse, perché tanto la dieta ragazzi ormai l'abbiamo buttata nei canali. E andremo anche alla ricerca di qualche regalino per gli altri, come ogni viaggio. Io ragazzi vi giuro, in 4 anni che vengo qua ad Amsterdam per l'AD non ho mai beccato un tempo così bello. Siamo beccati 3 giorni di sole e non ho fatto neanche troppo freddo. Che hai scoperto? Ho scoperto lì, alla stazione. Ok, di là allora. Se la trovo ti faccio sapere. Ciao. Oddio, che sorpresa. Che ci fai qua? Ma che ci fai te qua? Ma che ci fai te qua? E tu? E tu io? Che ci fai ma qua? Tu che ci fai qua? Sono andata ad Amsterdam. Fatte le canne. No! Te invece? Io per la musica e per i musei. Per i musei? E quando li hai visti? Sì. E che musei hai visto? Van Gogh. Ah, bello. Saliamo, ma? Saliamo? Saliamo, mangiamo? Crocchette. Thank you. Crocchette. Ah, molto buono. Vai, ma? Completamente. Ma che cazzo compri, ma? Guarda brioche. Non è una brioche, ma lascia perdere. Sì, che la brioche. No. Verde, con pistacchio. Sì, pistacchio. Lasciala qua la brioche, ma... Non avrei mai pensato di entrare in un negozio del genere guidato da mia madre. Ah, ma... Oddio. Ma lo dico a papà. Biscotto. Ma lo dico a papà. No. Ecco perché la quarta volta che viene ad Amsterdam. Questo è bello. No. Ma sì, è bello, no. Sì, me lo compro. Mi prendo pure a Sabrina. Che cazzo sei? No comment. Non so che cazzo dire, veramente. Ste, guarda con chi sono. Ciao. Sta cagando. Indovina chi è venuta a fare mamma ad Amsterdam. Voleva vedere i musei. Sì, voleva prendersi un dolce pistacchio prima. Ciao. Siamo tornati ora nel posto di ieri, il panino con le ringhe. Mi fa parte mia madre. E questo è one with earrings, but without onion. Okay. Assaggio questo, ma? Grazie. Questo ce l'ha consigliato papà, eh. Questo. Oh, non demorde, eh. Affumagalli. Grazie per l'attenzione. Siamo adesso in questo centro commerciale vicino a Piazza Dam per appunto fare qualche regalino. In particolare qua per Sasha figa, perché infatti non sono fatto di diablo. C'è un sacco di roba figa, tipo il trench o qualche giubbottino. Solo che il problema ragazzi è che sono qua con lo zaino, quindi non posso portarmi troppe cose. Quindi per figa prenderò questo cappellino qua, che è molto molto simpatico e so che lo voleva. Per Sasha gli prenderemo una bandana, se ne innamorerà. Grazie. Ah, i calzini. Con i gattoconini. Grazie mamma. Però ma c'ho 21 anni io, eh. Vabbè. Sei sempre. Grazie. Ciao pa. Sto qua con mamma. Mamma vuole prendersi la space cake. Che gli dici? Stasera mangia, sarà un po' più allegra. Che famiglia vivo. Va bene. Va bene. Amsterdam comunque è la capitale delle bicis. Guarda quanto cazzo io ne stanno qua, sì. Sì. Aspetta, minimo 1000 dislike per questa battuta. We'll be right back.
occupato direttamente al mercato dei fiori, che tra l'altro è molto molto carino, ve lo consiglio. Dov'hai? Non mi sembra, non mi sembra il caso. Lui dice con così tanta nonchalance che io boh. Però la verità è che tanto entra lì, fa due foto e esce. Infatti è Cali. Ciao. Gelato? No, 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 grazie. No, non so. Organizzare una cena con no. Basilio. Tutti contenti. Ma buon proseguimento. Ci vediamo forse dopo, sono a Roma. È stato bello incontrarti qua e ciao. Ciao. Divertiti. A Roma quindi? Risotto. No, non basta. Ciao. Naturalmente ragazzi, madre scherza, non sarà nessun risotto, state tranquilli. Comunque sia stata una bellissima giornata, vi so dirti un sacco. Sono felice. Purtroppo, come sapete, ormai sono sempre a Milano io per lavoro e altro, quindi non sto mai con i miei genitori e passare questi minuti con loro, o almeno con mia madre, è bellissimo. E per questo anche che vi dico sempre di godervi i vostri genitori, di fare le cose assieme a loro, tipo i viaggi e le altre cose, perché sono incredibili. E infine ragazzi, l'ultimo regalo me lo sono fatto per me. Mi sono preso questi tappeti qua per le orecchie. Da lunedissimo presto 12,50€ che mi salveranno le orecchie, ragazzi. Questo qua è una cosa che vi lascerò anche in descrizione, vi lascerò un link su Amazon. Ed è una cosa che vi consiglio di comprare se magari andate ai concerti o alle varie feste. Vi salva l'udito. Ve lo dico per esperienza, dato che ho perso mezza sensibilità all'orecchio destro un paio d'anni fa io. Ora siamo in albergo, ci riposiamo per un paio d'orette e poi si va all'AMF. You need to move to another one. Essenzialmente ragazzi l'altra stanza si è allagata, quindi c'è una di questa qua, che è una mezza suite. E voi direte, cazzo che figata. E vi darei ragione se non fosse che io dopo la festa prenderò il taxi per venire qua, prendo lo zaino e vado all'aeroporto, perché c'ho l'aereo l'8 di mattina. Quindi faremo un drittone e sarà abbastanza stancante, però sarà divertente. E dico questo perché stasera, oltre ad esserci la premiazione del DJ numero 1 al mondo, ci sarà anche l'ultimo show di Axel Ingrosso. Yes I am a dreamer, so. Quindi sarà incredibile ragazzi. The number one DJ is Martin Garrix. Questo qua è l'ultimo set di Axel Ingrosso. Questa giornata qua entra ufficialmente nella top 20 delle giornate più belle che ho mai passato in questi 21 anni di vita. È stato assurdo. Non vi nascondo che stamattina volevo farmi il tatuaggio con mia madre, però mi sono detto mia madre non accetterà e poi forse non è il momento adesso per farmelo. Però me lo sono rifatto in generale per ricordarmi i viaggi, il rapporto con mia madre e la fine di questo bellissimo progetto che è stato Axel Ingrosso. Un progetto al quale ho assistito credo 30 volte, e non sto esagerando, credo in questi 5 anni si l'ho visti una trentina di volte in generale tra Ibiza e in giro per il mondo. Solo nell'anno della mia maturità l'ho visti 10 volte. Per chi non li conoscesse, loro sono Axwell e Ingrosso, due produttori svedesi che hanno fatto anche parte di Swedish Mafia, che adesso sono tornati e che andremo a vedere a maggio, che hanno un po' segnato la mia infanzia, un po' segnato la mia vita e quindi sicuramente mi mancheranno. Però una cosa è certa, non mi dimenticherò mai di loro, anche perché comunque camera mia è tappezzata con il loro nome e con le loro facce. Comunque ragazzi, io giuro, c'è sempre qualcosa inerente a loro, a partire dai flyer, a partire dalla bandiera della Svezia, che sta qua non perché io tipo la Svezia, bensì perché stimo loro, quindi c'è anche la loro firma. Sì. I loro flyer sono i biglietti di ieri che ho preso per seguirli in tour. Ci sono anche un sacco di polaroid che appunto ricordano tutte le serate incredibili che ho passato assieme a loro, che mi vanno a conoscere anche un sacco di amici, perché comunque la maggior parte degli amici che ho adesso sono amici che ho conosciuto grazie alla musica, quindi grazie anche a loro. Banalmente anche la maggior parte dei viaggi che ho fatto li fate grazie a loro, perché comunque l'ho seguito un po' dovunque, anche a Novgorod, Pisinka, dall'altra parte della Russia, tipo 20 ore di viaggio per arrivare là, e quindi si hanno marcato un po' la mia infanzia, la mia gioventù. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un bel like. Purtroppo non è stato un vlog come l'altro, però questo qua me lo sono un po' vissuto, sono stato un po' con mia madre e mi sono un po' vissuto questi momenti qua. Stessa cosa al concerto, mi sono detto faccio un video così ce l'ho, però per il resto me lo godo, anche perché era l'ultimo, quindi non potevo perdere tempo a fare i video. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Ci vediamo questo weekend a Lucca allo stand dei Mates. Vi lascerò qua sotto le informazioni varie dello stand e niente, bella.